Mancano solo 3 righe. Chi non le conosce resterà molto sorpreso. Molti, con il passare del tempo, si erano abituati. Non ci facevano più caso, ma lui no. Era un creatore troppo schifoso, con solo 2 braccia e 2 gambe, quella pelle di un bianco nauseante e senza squame. Il nemico siamo noi nello sguardo degli altri. Per la sentinella di Brown siamo l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi e ripugnanti mostri. Quelli che cominciano a sparare senza neppure tentare un accordo, una soluzione pacifica. Vi riconoscete, vero? Siamo tornati di nuovo a Milano, in quello che chiamiamo presente, a 50.000 anni luce dalla sentinella. Sul quotidiano Il Manifesto, Loris Campetti ha scritto: «Io ho paura. Ho paura di chi massacra la popolazione civile in Iraq con le bombe o le autobombe. Ho paura di chi massacra i civili a New York, a Madrid, a Londra o a Kabul. Ho paura di chi uccide e di chi si uccide in nome del suo Dio. Ma ho anche paura di chi dice di farlo in nome del suo Dio e invece lo fa in nome del denaro e del petrolio. O per esportare la democrazia, la sua democrazia. Ho paura di chi giura che il suo modo di vita non sarà cambiato dagli attacchi nemici mentre io questo modo vorrei cambiarlo a prescindere dal nemico. Ho paura che buona parte della civiltà superiore che vogliamo difendere sia già morta a Guantanamo, ad Abu Ghraib, in via Corelli. Ho paura che la guerra non sia scoppiata l'11 settembre, ma che l'11 settembre il fronte si sia allargato fino al mio giardino. 50.000 anni luce sono molto meno della distanza che prima, 2 passi da Milano, separa una banca svizzera all'italiana che brinda i suoi profitti da un gruppo di disperati che ora, proprio ora, stanno cercando di passare una nuova frontiera per sfuggire alle guerre che fanno ricche le banche, per sfuggire alla fame che di quelle guerre e di quei profitti è la figlia.